riforma della legge elettorale, alla riforma della scuola, al Job Act che è passato, richiederebbe troppo tempo, e io ho un impegno, per cui saluto tutti gli amici di Radio Roma Futura, saluto Massimiliano e ci sentiamo la prossima volta. Bene, bene, grazie Emiliano De Angelis, grazie tante. Poi ricordiamo, dopo io leggerò anche i comunicati che sono stati fatti sia dell'onorevole Miccoli che del vicepresidente del Consiglio regionale Massimiliano Valeriani, e che vediamo insomma se tu puoi lunedì prossimo nella trasmissione Viva la Repubblica, dove è ospite fisso l'onorevole Miccoli, se puoi intervenire insomma su questo argomento. Se gli impegni di consiglio me lo permetteranno, ben volentieri. Io vi ringrazio sempre per il lavoro di informazione che fate, che è fondamentale, perché altrimenti la politica non vive. Grazie, allora ci sentiamo e ci vediamo lunedì. Va bene, grazie Emiliano, un abbraccio. Allora, grazie. Ciao, noi adesso mandiamo una canzone, ovviamente, diciamo aprendo un po' l'argomento anche prossimo, e poi rientriamo subito dopo. Ovviamente la canzone è degli Stadio, Generazione di Fenomeni.
Eccoci che siamo tornati in diretta su RadioRomaFutura.it e ci abbiamo, che ovviamente la canzone di Generazione di Fenomeni era dedicata al nostro caro Ludovico di Traglia. Ma Ludovico, come grazie. Stai? Grazie, buon pomeriggio a tutti. Allora, il compagno Ludovico di Traglia, che è membro dell'esecutivo dei Giovani Democratici di Roma, diciamo è salito alle note in questi giorni. Perché? Perché avete fatto un comunicato, no? Ci vuoi raccontare sulla scuola, sulla violenza all'interno della scuola? Ci vuoi raccontare che cosa è accaduto e insomma la vostra posizione? È da un paio di settimane, sostanzialmente dall'inizio di aprile, che da più parti ci arrivano segnalazioni, che le possiamo chiamare così, da parte di tantissimi ragazzi di violenza nei loro confronti, da parte praticamente di militanti dei movimenti studenteschi e giovanili dell'estrema destra, come il blocco studentesco o lotta studentesca. Diciamo che sulle prime siamo stati abbastanza in silenzio, perché solitamente non è un nostro modo quello di fare comunicazione di stampa per qualsiasi cosa succeda, anzi noi agiamo più con i fatti. Però alla fine abbiamo visto che certe situazioni di violenza si sono ripetute, sono diventate più frequenti, si sono manifestate anche sotto forma squadristica, addirittura quello che è successo al Demogri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché abbiamo avuto sostanzialmente il giovedì dei ragazzi che sono degli studenti del Demogri, che sono andati da alcuni migranti di blocco studentesco che stavano volantinando il materiale davanti alle loro scuole, a riguardare questo materiale che inneggia al fascismo, Mussolini è incostituzionale, non lo potete volantinare, non sapete ma che cosa state facendo, ma ci vedete a queste cose, una discussione pacifica. Il giorno dopo questi ragazzi si sono trovati davanti i militanti di blocco studentesco, che però non avevano più in mano dei volantini, ma avevano in mano delle spranghe e dei caschi. Quella era un'azione chiaramente di stampo squadristico, certo. Quindi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Davanti a quello noi abbiamo detto vabbè, è il momento di agire, però non agire soltanto facendo il comunicato, ma agire denunciando il clima di violenza che si è stato in un mese in tutte quante le scuole romane, con queste persone, questi migranti dell'estrema destra che vanno nelle scuole, entrano davanti alle lezioni, lanciano i fumogeni, si presentano davanti alle scuole con spranghi, minano determinati studenti, oppure addirittura vanno sotto casa di alcune persone, alcuni ragazzi che fanno attività politica, li picchiano e li minacciano. Ad esempio quello che riporta il comunicato, che è successo a una iscritta alla nostra organizzazione giovanile, ai Giovani Democratici di Roma, che un sabato sera, mentre tornava a casa alle 10, che era sotto casa sua, dice che l'hanno chiamata per nome e cognome.